ciao ragazzi, buon rientro. Ciao, grazie. Buongiorno, amore mio. Dove ci andiamo a fare? Il volo. Siamo quasi arrivati. Madonna mia, io stamattina mi sono truccata malissimo. Vi faremo sapere. Ne? Sì. Siamo sopravvissuti. Non abbiamo filmato una cippa. La faccio. Però siamo vivi. Io penso di aver perso tipo 200 kg solo oggi. Adesso andiamo a mangiare. Esatto. Bello. Consigliato, amore. Esatto. E meno male che siamo di riposo. Buono. Ma pure il tuo è bello. Ma te la fai da qua? Te la faccio io dopo della giro. Pronti? Sì. Madonna mia. Torrini? Torrini? Con la mascherina si vede tutto. Ma dopo ve la faccio togliere. Dove siete? Lei è di Milano, io di Monza, ma non sono originario di Monza in realtà. Però vengo da queste zone, Valtellina, Campania. Vabbè, vieni anche tu nel nostro video, già che ci sei, scusa. Due passi indietro. Prendo il tutto in avanti. Tirate sulle. Dopo mi devo mettere così. Quindi arriviamo. No, non ce ne dovevo niente. Sto per vomitare il pranzo. No, amo, per piacere. Vomita dopo che partiamo, almeno c'è tutta la valle per vomitare. Deve essere qui. Oh, Dio, è caldo. Qua tutto a mo' di. Arrivo 2 da partenza 2, volo doppio, 133 kg, vela nera in posizione. Doppio 133 kg, vela nera partenza 2, autorizzato lo sgancio. Autorizzato lo sgancio? Fermo partenza 2, autorizzato lo sgancio. Ok ragazzi. Perfetto, in ordine. Pronti? Sì. Ciao raga. Ciao. Buona giornata. Grazie a te. Tanto. Braccia lungo il corpo così non le picchiate. Ok. Ciao.
che bello. Wow, top. Fantastico. È stato bellissimo. No? Ciao ragazzi, ben ciao. Arrivati. Grazie. 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 Poi ci dico una foto, perché era un... Ma registra pure la voce? Sento proprio di sì. È bello. Molto bello. Non ce la faccio da con una bottiglia di vino in testa, una pianta. Esatto. Bravo amore, stai diventando un bravo vlogger. Sì? Sì. Questo sono io e questa è la mia vita. Sì. Io di più. Come la tieni la mascherina, amore? Come non tenere la mascherina, ragazzi. Massimo, perché sulle orecchie non riesco a metterle, quindi... Bellissimo, sì, ok, bellissimo. Veramente bello. Era questo quello più lungo, era quello di prima, quello più lungo. Quello che facciamo adesso. Ah, infatti, sì. Però questo c'è anche un po' di solidità, quindi mi raccomando, fate quello che vi ha detto la mia collega. Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao, grazie. Buona giornata. Vai che botto! Ciao ragazzi! Ciao! Sì, benissimo! Tutto bene, grazie! La parte più bella è l'arrivo comunque! Salute! Adesso lo prendo su dalla fine e lo invio! Benissimo! Entrambi sì. Di ritorno siamo un po' devastati. Com'è che si dice? Se c'hai paura ti metti il dito in culo. Perché così ti viene la cagarella. No, ti dovrebbe passare perché tappi, capito? Chi c'ha paura dovrebbe mettere. Così si dice, Vox Populi, Vox Dei. Oddio santo ragazzi, siamo vivi. Stiamo facendo un rally in questo momento. Sì, esatto. Dichiarati. Dobbiamo allora li percepite. Che ne pensi di questo? Fantastico, bellissimo. L'aereo Bosco troppo divertente. Lo spaccabraccio un po' meno. Però Ci ha spaccato. Però il pranzo ci ha rifocillato come si deve dopo. Soprattutto la bottiglia di Ninfea. Sì, diciamo che andare a fare il volo e berci una bottiglia in due non è vero. Cioè è da noi. Da 13 gradi di... È da noi. È da noi. Ma senza vino godi solo a metà. Meglio dei Fonzis. Molto meglio dei Fonzis. Oh. Amore, frena. Quadra Dio. Qua. Sempre dove cose molto... Sta? A meno male che adesso hanno messo le luci. Ma io convinto che c'avevo gli occhiali da sole, ma io non ce li ho, anche non si vede proprio un c***o. Poi mi stavo alzando gli occhiali, ma io non ce li ho gli occhiali. Ma io non vedo, è normale. È normale. Poi insomma, andate lì pure che c'era quella galleria. Sì, l'anno scorso. Faceva freddissimo. Quella è una cosa che consigliamo a tutti, no? Da fare e da rifare pure. Tranne lo spaccabraccio, ovviamente. Esatto. Se siete allenati, siete super palestrati, super fit. Cioè, io i tricipiti praticamente miei non esistono più. Io li ho lasciati a casa i miei. A un certo punto l'abbiamo fatta tutta a culo praticamente. Eravamo appesi sul moschettone e ci trascinava. Che fatica. Io penso già di averci impiegato tipo il quadruplo del tempo in cui ci ha impiegato Marco, perché mi fermavo ogni 2x3 e niente. Fantastico, da fare.
grazie. Vince.